Buongiorno a tutti. Ricordo, iniziamo la seduta con il question time. Interroga la consigliera Peppucci, risponde l'assessore Agabiti. Iniziamo con l'oggetto numero 17. La parola alla consigliera Peppucci. Grazie. Grazie Presidente. Con questa interrogazione si vuole porre l'attenzione su un tema molto discusso in queste settimane, ma che in generale da un anno a questa parte è stato al centro dell'attenzione, che è quello della didattica a distanza. Infatti, da un anno a questa parte, studenti ed insegnanti si sono dovuti adattare a questo nuovo mezzo per la formazione, dovendo rinunciare alla condivisione di uno spazio, un'interazione fisica tra di loro. La didattica a distanza e la didattica in presenza, essendo molto diverse tra di loro, presentano dei vantaggi e svantaggi che producono effetti non solo per gli studenti che devono essere sempre messi nella condizione di apprendere al meglio, ma anche per gli insegnanti che nel giro di pochi mesi si sono dovuti adattare a nuove forme di insegnamento. Pertanto devono essere messi nella condizione di trasmettere agevolmente conoscenze anche in forma virtuale. La didattica a distanza, infatti, fa venire meno il contatto umano e la comunicazione diretta, fatta non solo di parole e ascolto, ma anche di gestualità, espressione e sfaccettature che fanno la differenza nel processo di apprendimento, nell'ascolto e nella comprensione dei contenuti. Si possono riscontrare difficoltà nella possibilità di interazione e confronto, che con la tecnologia è meno diretta, più lenta e porta spesso a perdere alcuni elementi importanti, e questo vale soprattutto per i più piccoli, dove il contatto con l'insegnante è fondamentale per la crescita e l'apprendimento. L'utilizzo di media o tecnologie potrebbe essere poco funzionale se non ben utilizzato. Oltre queste difficoltà, come ben sappiamo, molti ragazzi hanno riscontrato problemi anche con i mezzi con cui far lezione. Appunto, spesso non hanno computer o lo devono condividere con altri familiari, oppure non hanno una connessione abbastanza potente. Per questo mi sento comunque di ringraziare la Giunta regionale per l'impegno e per le risorse messe in campo proprio per andare incontro alle esigenze di tutti e per risolvere questo problema. In generale questa situazione è fondamentale ed è sicuramente centrale la formazione, perché se si decide di adottare la didattica a distanza, non solo dobbiamo puntare su tecnologie e connessioni, ma anche sulla capacità da parte degli insegnanti di approcciarsi al meglio a queste forme di insegnamento, che chiaramente sono diverse dalla didattica a distanza, dalla didattica in presenza, scusate. Per questo assessore le chiediamo se ritiene importante investire sulla formazione del corpo docente per agevolare la didattica a distanza e se c'è stato su questo tema un confronto con il governo. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Agabiti, prego. Grazie, Vicepresidente. L'emergenza sanitaria in corso ha imposto di modificare repentinamente il mondo della scuola attraverso l'introduzione della didattica a distanza come metodologia di insegnamento e di apprendimento. Tale modalità di istruzione è stata resa possibile attraverso l'adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto su tutto il territorio nazionale le attività didattiche da remoto per le scuole di ogni ordine e grado. In particolare il decreto legge 8 aprile 2020 numero 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 numero 41, dall'articolo 2, comma 3, che stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nella modalità a distanza utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l'obbligo prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera G, di attivare la didattica a distanza. Successivamente, con il decreto del Ministro dell'Istruzione numero 39 del 26 giugno 2020, è stato approvato il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative, formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno 2020-2021. In tema di formazione, nel documento si specifica che viene attribuito alle singole autonomie scolastiche il compito di organizzare singolarmente o in rete
attività di formazione specifica per il personale docente sia in materia di utilizzo di nuove tecnologie sia nelle metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento. È compito pertanto delle singole istituzioni scolastiche integrare il proprio piano di formazione con ogni ulteriore azione formativa derivante dai fabbisogni emergenti della comunità scolastica e del territorio. Questa giunta è comunque disponibile ad individuare, su richiesta dell'Ufficio Scolastico Regionale, percorsi e strumenti relativi alla formazione del corpo docente, anche attraverso il supporto della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, consapevole che la modalità della didattica a distanza richiede quindi l'acquisizione di quelle competenze, nuove competenze e conoscenze per integrare sia per interagire con gli studenti, sia per stimolare l'attenzione proprio degli stessi. Concludo ricordando che la Giunta regionale, sin dalla prima fase dell'emergenza per agevolare quindi la didattica a distanza, ha stanziato complessivamente 574.000 euro di risorse proprie per contribuire all'acquisto di dispositivi informatici e strumenti di connettività. A questo intervento va anche aggiunta la misura denominata Family Tech, finanziata attraverso il Fondo Sociale Europeo per complessivi 500.000 euro, anch'esso con la finalità di agevolare l'accesso delle famiglie all'acquisto di strumenti digitali. Grazie Assessore. Consigliere Peppucci. Grazie Presidente. Sperando di tornare al più presto ad una situazione di normalità e quindi la didattica in presenza, ringrazio l'assessore Agabiti per l'attenzione che ha posto sul tema, che poi si traduce anche in fatti concreti, stando anche alle risorse che sono state stanziate da inizio pandemia ad oggi. È chiaro che non dobbiamo mai abbassare la guardia rispetto a questo tema, perché ci troviamo di fronte ad un'importante dispersione scolastica che risulta crescente da inizio pandemia ad oggi, e quindi è necessaria appunto tutta la nostra attenzione. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 24, piano organizzativo dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni relativo alla gestione pazienti Covid-19. Interroga il consigliere Pastorelli, risponde l'assessore Coletto. Prego consigliere Pastorelli. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto voglio dare il bentornato all'assessore Coletto tra di noi. Benvenuto assessore, bentornato. Premesso che il consigliere Paparelli, che non vedo in aula al momento, in data 23 gennaio 2021, con un comunicato stampa ha affermato che a seguito della delibera della direzione ASL 2 risulta infatti che la metà dei posti RSA disponibili presso il centro geriatrico sono stati riservati a pazienti Covid e solo 5 risultano attualmente occupati, se consideriamo che nello stesso momento, per mancanza di posti, 23 pazienti Covid si trovano attualmente sistemati nei corridoi del quinto piano dell'ospedale, ovviamente ci riferiamo al Santa Maria di Terni, non si capisce la ragione per cui l'azienda ospedaliera si ostini a non trasferirli presso il centro geriatrico invece di tenerli in corsia o dirottarli sull'ospedale di Spoleto. All'interno dello stesso centro geriatrico, inoltre, solo 4 dei 20 posti RSA non Covid sono attualmente occupati e i tempi di riempimento saranno destinati ad allungarsi, dato che prima dell'accesso alla struttura è richiesta una quarantena di almeno 5 giorni. A seguito di queste dichiarazioni è arrivata pronta la risposta del direttore Chiarelli, che anche diciamo in maniera informale avevo contattato telefonicamente, perché queste dichiarazioni in qualche modo ci hanno allarmato, come hanno allarmato un pochino tutti gli umbri. È arrivata la replica dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni tramite un comunicato stampa in cui si legge testualmente che quanto affermato non risponde in nessun modo a verità. Finora non abbiamo mai avuto un paziente Covid nei corridoi dell'ospedale, né tantomeno 23 pazienti nei corridoi del quinto piano. Lo sforzo del personale ha sin qui consentito di affrontare l'emergenza virus nel modo migliore possibile, lo stesso sforzo che, dopo l'ultimazione dei lavori urgenti e indifferibili al quinto piano, avvenuta la sera del 21 gennaio, ha portato al ripristino del reparto Covid-2 e alla trasformazione del Covid-3 in area medica, con la riapertura a tempo di record
della medicina interna pneumologia, sempre al quinto piano del nosocomio. Tale spazio del Santa Maria è, come da indicazione della Regione Umbria, compartimentato per garantire la divisione dei percorsi in ottica sicurezza. In tal senso, contiamo entro i prossimi giorni di mettere a disposizione nuovi spazi no Covid, ma certamente tale passaggio dipenderà dall'andamento della pandemia. Di certo c'è che certe dichiarazioni cozzano con l'impegno quotidiano messo in campo ed anche con la verità dei fatti. Questo è quanto dichiarato dall'azienda ospedaliera di Terni. Rilevato dunque che il consigliere Paparelli nella rettifica ha dichiarato che quello riferito nella sua nota precedente è stato un mero errore di battitura. Dichiarare l'esistenza di una totale disorganizzazione interna di un nosocomio e la presenza nei corridoi dello stesso di pazienti malati di Covid senza avere il minimo supporto di elementi che proprio ciò rischia di procurare un ingiustificato allarme nella popolazione. Quindi in qualche modo mi sento di interrogare la Giunta e l'assessore preposto, in questo caso l'assessore Luca Coletto, per conoscere il piano organizzativo dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni relativo alla gestione dei pazienti Covid-19, invitandola a fornire tutti gli elementi utili al fine di fare piena e definitiva luce in merito alla vicenda in oggetto. Grazie. Grazie consigliere, assessore Coletto. Grazie presidente. L'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, che è un DEA di secondo livello, ha come mission la diagnosi e la cura dei pazienti Covid in fase acuta, per il cui trasferimento degli stessi verso la RSA o reparti a bassa intensità di cura può avvenire solo e quando le condizioni cliniche lo permettono, ovvero quando l'assistenza necessaria può essere erogata in un setting di minore intensità. La direzione aziendale dell'azienda ospedaliera ha intrapreso adeguate azioni per fronteggiare l'emergenza Covid già il 25 gennaio 2020 con l'istituzione di una task force aziendale che ha effettuato la prima riunione il 27 gennaio dello stesso anno. Si è avuta attenzione anche per quanto riguarda obiettivi particolari, ad esempio la tutela di tutti i lavoratori dell'azienda, la predisposizione di un'adeguata risposta assistenziale in favore dei pazienti acuti Covid positivi nei diversi setting pronto soccorso, degenza ordinaria, semi-intensiva e intensiva, la tutela dei caregiver ed altro personale esterno all'azienda in transito nel presidio nelle aree di servizi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali. Nel 2020 sono state potenziate tutte le figure professionali tramite nuove assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, oltre a numerose stabilizzazioni. Ciò ha determinato anche, a fronte dei fisiologici pensionamenti e dimissioni, un salto positivo pari a 120 operatori, fra cui 12 anestesisti e gli altri naturalmente sono medici, ostetriche, tecnici, assistenti, OS e quant'altro. Comunque il saldo positivo è di 120, che direi in questa situazione dove la carenza di medici è una carenza a livello nazionale, dove esiste un numero chiuso, dove le borse di studio all'università sono limitate. Fino a qualche anno fa si laureavano 10.000 medici e se ne potevano specializzare solo 6.000. Dunque io credo che questa situazione non sia una situazione da addebitare all'attualità, ma sia una situazione che viene da molto distante, che riguarda l'imbuto formativo, ma che riguarda anche quello che è un numero chiuso che ha stretto di molto quelle che sono, come dire, le maglie di un vaglio, di un filtro che adesso ci ha portati a questa situazione. Questo vale sia per i medici, ma vale anche più in generale per tutto quanto il personale sanitario, che ha risentito di quelle che sono state le strette nel tempo legate all'economia, legate al DL 95 dell'allora governo Monti, legate a tante strette che hanno penalizzato la sanità per un valore di circa 37 miliardi, che non sono pochi, di tagli in 10 anni.
Per quanto riguarda la task force aziendale, in data 18 agosto 2020 è stata ripristinata la task force aziendale presieduta dal direttore sanitario e composta dai dirigenti medici di vari livelli. L'attività della task force si è concentrata nei seguenti obiettivi, tenendo conto di quanto riportato dai DPCM e delle ordinanze regionali: ottimizzare la dotazione di posti letto, ridefinizione e miglioramento di percorsi ordinari di emergenza urgenza, ridistribuzione delle risorse umane, la mappatura delle risorse strutturali e tecnologiche, il potenziamento di sistemi informativi, la predisposizione di un piano per l'informazione e la comunicazione, il potenziamento della sorveglianza e la sicurezza degli operatori sanitari e il monitoraggio circa l'applicazione delle disposizioni sopracitate. I principali interventi organizzativi riguardano le degenze, quindi il trasferimento del reparto di oncoematologia al piano terra alla sud-ovest, che ha permesso dapprima l'ampliamento di malattie infettive fino a 24 posti letto e la creazione di 9 posti letto di semi-intensiva. L'apertura dei reparti Covid 1, 2 e 3, attualmente riconvertiti in medicina interna, pneumologia no Covid, al quinto piano dopo aver accorpato i reparti di medicina interna, clinica medica e geriatria, con successiva riapertura della geriatria al quarto piano e della clinica medica al secondo piano. L'apertura del reparto Covid al quinto piano con presidio, trasferimento, con il contemporaneo trasferimento di reparto di dermatologia. In particolare per i posti letto di terapia intensiva si rileva che è prevista un'organizzazione modulare con apertura successiva secondo le necessità nell'area A di 10 posti letto, nell'area B di 5 posti letto, nell'area OB di 6 posti letto, nell'area X 118 terapia semi-intensiva con un massimo di 5 posti letto riconvertibili a 3 posti letto di terapia intensiva. L'attività chirurgica, per quanto riguarda le degenze chirurgiche, l'allestimento di posti letto aggiuntivi di terapia intensiva Covid ha comportato necessariamente lo spostamento dai blocchi operatori di personale di sala operatoria, anestesisti e personale infermieristico nei reparti di terapia intensiva e rianimazione. Vista la dimensione e la crescita dell'ondata epidemica, proporzionalmente all'attivazione di nuovi posti letto di terapie intensive, si è progressivamente ridotta l'attività in elezione, proseguendo, preservando quanto più possibile l'attività chirurgica per pazienti oncologici e per chi è affetto da patologie tempodipendenti. Nel periodo 7-15 novembre 2020, su disposizione regionale, è stata interrotta l'attività chirurgica in elezione, preservando comunque un'attività di emergenza-urgenza. Dal 16 novembre 2020 sono riprese anche le attività chirurgiche in elezione. Le linee strategiche aziendali per incrementare progressivamente l'attività chirurgica in elezione, garantendo al contempo la sicurezza del setting degli operatori per i pazienti e un'efficace risposta assistenziale per i pazienti Covid più critici che necessitano di terapia intensiva, hanno previsto azioni come l'aumento delle risorse umane, soprattutto infermieristiche, convenzioni con le case di cura private, 2 di Perugia e 1 di Foligno dal mese di novembre per l'attività in neurochirurgia, rachide, chirurgia ortopedica e protesica, chirurgia della mano, chirurgia maxillofacciale, chirurgia tiroidea, chirurgia oncologica della mammella, chirurgia generale addominale, eccetera. Coordinamento interaziendale tra l'azienda e l'USL Umbria 2 per l'attivazione di interventi congiunti, equip chirurgiche integrate finalizzate all'abbattimento di liste d'attesa. Le attività condotte presso l'USL Umbria 2 da dicembre 2020 sono la chirurgia presso il presidio di Orvieto, la chirurgia oncologica maggiore addominale, la chirurgia non oncologica non procrastinabile nel presidio di Amelia, la chirurgia del segmento anteriore dell'occhio nel presidio di Narnia, chirurgia generale di bassa intensità, la chirurgia oncologica di superficie e la chirurgia plastica. Specialistica ambulatoriale. Sono stati garantiti gli accessi ambulatoriali secondo la normativa regionale al fine di ridurre la concentrazione di operatori e utente tramite l'adeguamento delle sale d'attesa, la delocalizzazione degli ambulatori, tramite anche l'utilizzo di spazi dedicati originariamente ad altre attività, i contatti telefonici e telemedicina laddove era necessario un contatto ravvicinato tra medico e paziente.
attività specialistiche ambulatoriali sono state... Assessore, mi scusi, tempo, grazie. Sì, sto chiudendo. Inoltre vorrei sottolineare, sono sempre state garantite tutte le prestazioni in urgenza e quelle oncologiche, oncoematologiche, radioterapiche, chemioterapiche, comprese quelle individuati come indispensabili dalla specialistica, come pure le prestazioni dialitiche e quelli per i pazienti in TAO. Grazie. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Pastorelli. Sì, grazie, Assessore, della completa risposta e completo quadro. Certamente non deve convincere me della bontà delle azioni messe in campo dalla Presidente, dalla Giunta e da tutti coloro che hanno ruoli di responsabilità in questo caso. Il tema è un altro e mi spiace che il consigliere Paparelli, che sia arrivato in questo momento, se ne sia uscito di nuovo dall'Aula. È che tutti noi dovremmo assumere un atteggiamento, in questo caso, di prudenza, di ragionevolezza e essere propositivi. Quindi ben vengano segnalazioni da parte della minoranza, ben vengano suggerimenti che magari possano aiutarci a migliorare la nostra azione e l'azione di governo della Presidente. Altra cosa è dare notizie false in questo delicato momento, sia dal punto di vista sanitario, economico, direi anche psicologico, perché la gente, quindi incutere terrore è brutto in questo momento, perché la gente già sta soffrendo anche una crisi psicologica. Quindi infondere queste notizie false, farle passare per vere, poi prendere la scusa della errata battitura come se fosse stato redatto il comunicato stampa con una Olivetti del 1950, mi sembra assurdo. Quindi il mio richiamo, e non voglio essere polemico, alla minoranza è di essere rispettosi della realtà, della verità, propositivi, ma non diamo notizie false. Quindi io vi prego di non dare notizie false. Consigliere Bori, lo so che lei ha sempre qualcosa da dire, ma io dico la mia, poi lei... Scusate, ma siamo nei question time, per favore. Presidente, ho finito, grazie. Grazie, grazie consigliere. Oggetto numero 25, interrogazione, misure volte al sostegno della sicurezza e all'implementazione dei servizi educativi per l'infanzia a 0-6 anni. Interroga la Vicepresidente Fioroni. Grazie. Grazie Vicepresidente Meloni. Bene, questa interrogazione, depositata già nelle settimane passate, è all'evidenza ancor più attuale in virtù delle recentissime misure poste in essere sul nostro territorio, non solo per contenere il contagio causato dalle varianti del Covid-19. La crisi sanitaria, affrontata sin da subito da questa giunta regionale con interventi mirati e puntuali, ha ovviamente avuto impatto anche su tutto il sistema dei servizi socioeducativi per l'infanzia 0-6. Viste le sospensioni delle attività passate recenti, gli adeguamenti per la sicurezza posti in essere e le riduzioni di possibilità di iscrizione. Sembra inevitabile il riflesso sulla gestione dei nidi da parte dei comuni, così come analoghe preoccupazioni riguardano il settore privato e soprattutto le famiglie che con le chiusure hanno difficoltà con le rette e difficoltà ancora maggiori di conciliare tempi fra figli e lavoro. E è all'evidenza che queste preoccupazioni non nascono ora, ma vengono sin dalla prima fase della pandemia, e le avevamo già manifestate in una... Attenzione, silenzio per favore in aula. Grazie Vicepresidente. In una interrogazione dello scorso luglio. E non ci dimentichiamo, e questa è una cosa ben nota e all'attenzione di questa amministrazione regionale, che a causa del Covid-19 bambine e bambini si sono dovuti adattare a condizioni di vita completamente mutate. Chiusura delle scuole e dei servizi educativi, confinamento a casa, distanziamento fisico e sociale. Un cambiamento repentino e inaspettato che ha interferito con i loro bisogni di struttura, prevedibilità, sicurezza, come basi per relazionarsi con se stessi e il mondo che li circonda. Non solo è cambiato l'organizzazione quotidiana, ma ciò che più conta è profondamente mutato il clima emotivo nel quale bambine e bambini si sono venuti a trovare.
Nello stesso modo, gli educatori e le educatrici si sono dovuti adeguare a nuovi metodi e strumenti per tentare di continuare un processo educativo che necessita di continuità. Non scordiamo nemmeno quale sia il ruolo dei servizi in oggetto, nell'ordinarietà anche, perché negli ultimi anni i nidi e i servizi per la prima infanzia hanno avviato un importante cambiamento che li vede sotto la sfera educativa e non più pertinenti al solo ambito assistenziale. Il nuovo sistema 0-6 anni, che è stato istituito sin dal decreto legislativo 65 del 2017, deve essere costituito da servizi educativi per l'infanzia, bambini 0-3 anni, e dalle scuole dell'infanzia, bambini 3-6 anni, con l'obiettivo di superare la distinzione tra le due fasce d'età e sancirne definitivamente il carattere educativo anche dal punto di vista normativo. Inoltre, il sistema integrato ha la finalità di garantire l'istruzione a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai 6 anni, l'inclusione delle persone disabili, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, per superare quindi disuguaglianze, barriere territoriali, economiche e culturali. Nel rapporto Nidi e Servizi Educativi per l'Infanzia, Stato dell'Arte, Criticità e Sviluppi del Sistema Educativo Integrato, realizzato in collaborazione tra il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Università Ca' Fosca di Venezia e pubblicato a giugno 2020, emergono alcuni dati. La conferma del ruolo dei servizi 0-6 al fine di poter meglio conciliare la vita familiare e lavorativa. Infatti il tasso di occupazione, come si rileva da questa ricerca, dipende anche dalla possibilità per uomini e donne di conciliare la vita professionale con la vita privata. In tal senso, la disponibilità di servizi educativi per l'infanzia è cruciale e costituisce il presupposto per favorire la conciliazione della vita professionale con quella privata. L'offerta adeguata dei servizi integrati rappresenta inoltre un investimento fondamentale nello sviluppo dei bambini e nella lotta all'abbandono scolastico e al contrasto della trasmissione delle disuguaglianze. Inoltre, sempre da questa ricerca, si rileva che il reddito netto delle famiglie che usufruiscono del nido è mediamente più alto di quello delle famiglie che non ne usufruiscono. Questo fattore, associato ad altri, rischia di escludere dall'accesso ai servizi educativi della prima infanzia le famiglie a basso reddito e a rischio di povertà, incidendo su quegli aspetti che influiscono sulle disuguaglianze educative e quindi di sviluppo del bambino. L'Umbria sembra raggiungere i parametri fissati dalla Comunità Europea del 2002 sui posti nei servizi educativi rivolti alla prima infanzia, un bambino su tre, ma si rileva anche la necessità di rivedere aspetti qualitativi di diversificazione dell'offerta e di valutazione della copertura omogenea del territorio. Quindi, in virtù della situazione emergenziale, ma anche in virtù dell'implementazione presente e futura dei servizi per l'infanzia, si interroga l'assessore, la giunta regionale, per conoscere non solo gli intendimenti di sostegno in questa fase ai servizi e alle famiglie, quelli che si sono anche già fatti, ma anche, visto il ruolo che rivestono, gli intendimenti di sostegno e di implementazioni futuri che comprendono la formazione e la qualificazione del personale educativo e l'omogeneità territoriale al fine di garantire standard qualitativi e quantitativi adeguati alle normative e alle necessità. Grazie. Do la parola all'assessore Agapiti per la risposta. Grazie. Grazie. A causa dell'aggravarsi nella nostra regione della situazione epidemiologica, su segnalazione del Comitato Tecnico Scientifico e della Sanità regionale, si è ritenuto necessario prevedere la chiusura di tutte le scuole e dei servizi socioeducativi. In questi giorni così difficili stiamo lavorando soprattutto per trovare soluzioni concrete per offrire alle famiglie strumenti in grado di sostenere le difficoltà relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un'esigenza ancora più sentita in questa complicata congiuntura, per fronteggiare la quale sono indispensabili anche azioni e misure nuove. Tra queste sottolineo un contributo straordinario per le famiglie, un'iniziativa che riteniamo prioritaria, che vogliamo e dobbiamo realizzare nel più breve tempo possibile. Penso ai servizi babysitting o ai voucher famiglia. A tal riguardo anticipo
che stiamo già lavorando per la definizione di appositi avvisi per l'erogazione dei contributi. Si tratterà di un intervento rivolto ai territori individuati dall'ordinanza della Presidente come zone rosse dove è stata disposta la chiusura generalizzata. Un impegno che è in linea con gli strumenti messi in campo sin dall'inizio dell'emergenza per mettere le famiglie nelle condizioni di ridurre l'impatto negativo dei contraccolpi sociali ed economici della pandemia. Questa Giunta ha infatti prontamente sostenuto i servizi socioeducativi pubblici e privati del territorio attraverso un primissimo intervento di aprile 2020 con cui sono stati stanziati a favore dei servizi per la prima infanzia 382.000 euro a valere sul bilancio regionale. Con la DGR 599 del 16/7/2020 è stato definito il riparto del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato dei Servizi di Educazione e Istruzione 06, destinando ai comuni risorse per complessivi 3.947.000 euro. A tali risorse si sono aggiunti ulteriori 500.000 euro grazie al cofinanziamento della Regione. Tali fondi, in coerenza con le previsioni del decreto legislativo del 13 aprile 2017 numero 65, sono stati destinati al finanziamento delle spese di gestione a carico dei comuni per i servizi educativi autorizzati sia pubblici che privati. Parte di tali stanziamenti, pari a circa 190.000 euro, è stata rivolta ad interventi per favorire e sostenere la formazione continua del personale educativo e docente e le iniziative promosse dai coordinamenti pedagogici territoriali. La gestione dell'attività formativa, che vede quale comune capofila quello di Città di Castello, è coordinata da ANCI Umbria in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia, con cui la Regione dell'Umbria ha firmato un accordo triennale di collaborazione. Nella nostra Regione è pertanto operativa una rete di servizi educativi che può contare sul coordinamento pedagogico tra i delegati dei 12 ambiti sociali, ognuno dei quali rappresentati da un comune capofila. Stiamo inoltre attuando un programma di sviluppo del sistema integrato 06 mediante interventi correlati all'istituzione dei poli che rappresentano un'innovazione che vedrà la realizzazione di luoghi fisici o un unico plesso, comunque edifici vicini, in cui i bambini fino a 6 anni di età saranno accolti nel quadro di uno stesso percorso educativo. Un'attività che oggi, nelle more anche dell'aggiornamento dell'attuale legislazione regionale, è stata avviata in forma sperimentale. Sulla base quindi di tale esperienza intendiamo sviluppare i poli per coprire quei territori dove è più carente il servizio socioeducativo, anche in considerazione delle varie e diverse, diciamo, specificità locali. Concludo ricordando che il programma messo in atto dalla Regione per la somministrazione, grazie alla collaborazione anche con le farmacie sia pubbliche e private, di test antigenici gratuiti su base volontaria al personale docente, agli studenti di ogni ordine e grado, compresi i bambini da 0 a 6 anni, a tutti coloro che operano nei servizi socioeducativi dell'infanzia. Segnalo inoltre che è ancora aperto il bando per il contributo al pagamento delle rette dei servizi educativi per l'infanzia 06 e in considerazione anche dell'attuale situazione che vede gran parte della nostra regione in zona rossa, ci stiamo attivando al fine di poter usufruire anche sul nostro territorio degli strumenti e dei contributi previsti a livello nazionale per le aree dichiarate zona rossa. Do la parola alla Vicepresidente per la replica. Ma io ringrazio veramente l'Assessore per l'impegno che lei, come tutta la Giunta, stanno mettendo nel fronteggiare questa ulteriore fase della pandemia, ma nella fattispecie devo ringraziare veramente per quanto si è già fatto e per quanto si è subito puntualmente previsto per aiutare i servizi e le famiglie in questa ulteriore fase, ma ancor di più poiché siamo convinti che oltre alla fase emergenziale ci sia la necessità di porre veramente delle basi per un futuro ancor più certo per questi servizi, per le previsioni quindi di quello che sarà l'implementazione e lo sviluppo delle sperimentazioni già in atto
e per il rafforzamento di questo, dei servizi integrati 06. Quindi grazie e continueremo comunque in questo senso ad essere propositivi e ad attenzionare la situazione in evoluzione, perché crediamo che i nostri bambini e le nostre bambine abbiano bisogno, così come le famiglie tutte, di sostegno. Grazie. Oggetto numero 26, interrogazione sulle misure poste in essere dalla Regione Umbria e dai suoi enti partecipati per i prossimi due anni a supporto delle imprese e dell'occupazione mediante un vero meccanismo di concertazione dal basso a seguito della crisi Covid-19. Interroga il consigliere Bianconi. Prego, consigliere Bianconi. Grazie, vicepresidente. L'accelerazione della pandemia che sta vivendo la nostra regione fa precipitare l'Umbria in coda alle regioni italiane, e questo in termini di rischio, di possibilità di contagio, ma anche in termini di ripartenza per il settore economico. Quindi ai problemi che stanno vivendo e vivranno ancor di più le nostre famiglie, i nostri ragazzi, le fasce più deboli ed esposte della nostra società, si aggiunge il tema dell'economia, del lavoro e dell'immagine dell'Umbria, che ad ogni passaggio di telegiornale nazionale viene picconata, cioè Umbria, cuore verde d'Italia, luogo dove fuggire i mali della globalizzazione, oggi non è più terra di rifugio, ma è terra dalla quale scappare, aver paura. E io, che sono un imprenditore del turismo, vi posso dire che questa immagine ce la porteremo dietro, purtroppo, anche nella prossima stagione, se mai ci sarà una stagione del turismo questa estate. E su questo invito l'assessore Agabiti a pensare a una campagna di comunicazione, quando sarà il momento, adeguata, perché questo è un male che il mondo del turismo vive e con tutto l'indotto che crea questo a livello nazionale. Ma le imprese più piccole, specialmente le più piccole, oltre ad aver bisogno di risorse economiche, questo lo sappiamo tutti, hanno ancora più bisogno di un supporto strategico, consulenziale per capire come riposizionarsi, riorganizzarsi, affrontare i problemi fiscali. Molte di queste stanno perdendo la speranza. Io, mesi fa, ho presentato in quest'Aula una mozione che si ispirava a un modello, diciamo, evoluto, quello americano, dove c'è un dipartimento che dà assistenza soprattutto alle piccole imprese. Quella mozione, che fu per certi versi apprezzata in quest'Aula, poi, come mi succede spesso, è stata poi bocciata, perché mi è stato detto che si stava già facendo qualcosa del genere. Io avevo invitato la Giunta ad utilizzare le sue partecipate, quindi GEPAMI, FIM e Sviluppo Umbria, insieme alle associazioni di categorie e dei professionisti, a predisporre un luogo di ascolto e di confronto da mettere a disposizione delle aziende più piccole, che oggi non hanno più la forza nemmeno di farle le domande ai ristori, perché non hanno più fiducia verso il futuro. Ecco, come sappiamo tutti, nella crisi è il tempismo che fa la differenza. Quindi oggi interrogo la Giunta, visto che allora mi è stato detto che si stava lavorando in questa direzione, che certe misure erano in corso di messa a punto, se e quali misure a sostegno di una lettura strategica migliore delle piccole aziende sono state messe in atto, che tipo di concertazione è stata fatta con questi mondi.
specificando come si intende differenziare tali azioni di sostegno in base alle esigenze specifiche delle singole imprese, chiarendo infine se e quali tipo di concertazione con gli attori coinvolti, imprenditori, lavoratori, professionisti, istituzioni, è stata posta in essere prima di elaborare tali azioni. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Fioroni. Allora, rispondo alla interrogazione del consigliere Bianconi su un duplice livello. Da un lato è quello del tema del lavoro e, come già annunciato, settimana prossima, se non sbaglio la data della settimana prossima, presenteremo ai sindacati un modello di task force che abbiamo messo in campo sul mercato del lavoro per cercare di governare e presidiare le crisi d'impresa, che prevede proprio un modello che affianca la nostra Agenzia Regionale per il Lavoro ALPAL, a GEPAFIN, a Sviluppo Umbria, per cercare di creare un sistema di monitoraggio innanzitutto sui segnali deboli delle crisi, senza dover arrivare necessariamente ai tavoli più estremi e alle criticità che stiamo vivendo in questo territorio, ma dall'altro predispone anche una cassetta degli attrezzi che è fatta di risorse volte a favorire reindustrializzazione, volta a favorire incentivazione all'assunzione, volta a favorire, e su questo stiamo lavorando, su vari meccanismi. Se non sbaglio, escerà questa settimana l'avviso upgrade, che è rivolto proprio alla riqualificazione delle competenze professionali. Al contempo arriverà anche in giunta la revisione in preadozione, quindi sarà oggetto del dibattito di quest'Aula, della legge regionale 1, che è la legge che ha istituito ARPAL, che ha come obiettivo quello di efficientare il mercato del lavoro e che introdurrà anche un'importante innovazione, sia per dotazione finanziaria sia per metodologie, dello strumento del reimpiego, che è uno degli strumenti fondamentali per favorire la ricollocazione dei disoccupati. Allo stesso tempo stiamo lavorando, dovremmo partire per i primi di marzo, su un grande piano degli investimenti, circa 25 milioni di euro, che attiveranno per gli strumenti finanziari prescelti una leva di circa 4 volte tanto, questo vuol dire di 3,7, anzi, vuol dire che arriveremo ad attivare 70 milioni di investimenti rivolti proprio alle piccole e medie imprese, ma non sarà un bando generico. Giusto appunto ieri abbiamo avuto un'interessantissima call con il Politecnico di Milano per cercare di capire sui temi di investimento delle aziende, che è un tema chiave questo, perché noi oggi dobbiamo spingere ad investire quelle aziende che avrebbero fatto investimenti fino all'anno scorso, ma che oggi sono timorose nel farlo. E su questo differenzieremo gli strumenti finanziari a disposizione, questi 25 milioni di euro, con finalità diverse. Non ultimo il tema, su alcuni ambiti, di accompagnare le aziende con percorsi consulenziali a fare investimenti che ottimizzino già quello che hanno. Faccio un esempio: il tema del 4.0, non necessariamente bisogna investire nell'acquisto di macchine nuove, ma si può rendere 4.0 con degli interventi in progettazione su macchine vecchie, quindi si può adeguare alla manifattura digitale anche macchinari vecchi, però serve un piano. Aiuteremo le aziende con questo bando ad accompagnare l'attività di investimento a un'attività di check-up aziendale. Quindi il tema delle consulenze, che devono guidare gli investimenti, perché questo è importante, che qualsiasi punto di partenza degli investimenti deve partire per un processo di analisi complessa della realtà che va a investire. Questo è un tema ovviamente molto più sentito dalla piccola e media impresa. Quindi, nei limiti dei 3 minuti di una risposta, mi perdonerà consigliere Bianconi, questo è un tema che richiederebbe, ore di discussione, però stiamo intervenendo sul duplice aspetto: quello del mercato del lavoro, quello di un grande piano di investimenti che, rivolto alle piccole e medie imprese, che aprirà anche alla possibilità di ottenere quelle cose che oggi non sono consentite, ad esempio, da tutte le manovre nazionali, come il credito d'imposta previsto dalla legge nazionale sul piano 4.0.
e quindi andiamo a cercare di mettere risorse dove già non le darà lo Stato. Questo è un altro degli elementi innovativi. È un grande piano del lavoro con un efficientamento importante del mercato del lavoro, e anche questo sarà un tema di innovazione importante, perché accompagneremo, ripeto, gli investimenti a una nuova visione del mercato del lavoro. Partiremo in tutto questo, cioè la task force sulle crisi di impresa avrà come obiettivo quello di cercare di realizzare un presidio dei tavoli con le nostre agenzie regionali. Nel caso di GEPAFIN non è opportuno chiamarlo agenzia regionale perché è un soggetto vigilato, quindi con la nostra finanziaria regionale, e questo sarà importante perché prevederemo una cassetta degli attrezzi con una dotazione di circa 10 milioni di euro proprio per intervenire nelle situazioni di crisi aziendale. Tutto in una visione unitaria, mercato del lavoro, piano degli investimenti, che si aggiungono agli stanziamenti già fatti sulla ricerca e sviluppo, che hanno obiettivi di più lunga durata, fermo restando che il bando che abbiamo fatto sulla ricerca e sviluppo ha degli elementi di innovazione, perché noi abbiamo spinto le aziende ad investire su progetti di ricerca e di sviluppo con un TRL7, che nel linguaggio dell'innovazione vuol dire innovazioni più prossime al mercato, più facilmente traducibili in prodotti, in implementazione di processo, perché gli investimenti che noi dobbiamo generare, soprattutto gli investimenti di cui parlavo prima, debbono essere giustamente tempestivi e quindi devono avere un orizzonte di realizzazione che non superi i 18 mesi. Grazie. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Bianconi. Lei, Assessore, è un uomo di marketing e questo lo sappiamo. E io ogni volta che l'ascolto sono d'accordo con lei, perché dal punto di vista accademico non fa una piega quello che lei ha detto. Il problema è che queste cose di cui stiamo parlando oggi noi le abbiamo per certi versi discusse, credo almeno 8 mesi fa, la mia mozione dovrebbe essere atterrata più o meno in quel periodo. E allora mi domando come mai queste cose che lei sta dicendo, che sono sacrosante, giuste, che faranno bene alla nostra economia, non le abbiamo messe in campo 8 mesi fa, quando mi è stato detto che ci si stava già lavorando. E questo secondo me è il tema. Ha toccato punti importanti: task force, cassetta degli attrezzi, riqualificazione del mercato del lavoro, efficientamento del mercato, eccetera. Cioè, su queste cose siamo d'accordo, perché di questo ha bisogno il nostro comparto economico. Soltanto doveva avvenire 8 mesi fa. Per carità, meglio tardi che mai, ma meglio prima, quando è possibile. Tra tutte le cose che ha detto, credo che ci vorrebbe una spinta in più per le piccole, piccolissime aziende. Molte di loro hanno necessità di ristrutturarsi, reinventarsi. E quello che io proponevo al tempo era anche quello di creare una piazza di incontro dove magari tanti piccoli si possono mettere insieme per sviluppare dei progetti fra di loro simbiotici, che possono probabilmente avere un futuro rispetto a un futuro che, così come stanno, possono non avere. Ecco, su questo mi auguro che un confronto vero, profondo, strutturato con le associazioni di categoria avvenga perché di questo si ha bisogno, e che avvenga presto. Grazie.